Ciao, siamo la Confraternita del Chianti, una parte della Confraternita del Chianti. Siamo Marco Pezza, attore e autore, Chiara Boscolo, autrice e drammaturga, e Marco Di Stefano, regista, autore e all'occorrenza anche tecnico, da designer, scenografo, insomma, factotum. Ci occupiamo essenzialmente di drammaturgia contemporanea e rivisitazione di classici e ci piace indagare il presente se c'è qualcosa che ci fa riflettere, dubitare. 1 gennaio, ai popoli del mondo. Fratelli, noi siamo il prodotto di 500 anni di lotta. Prima contro la schiavitù, poi contro il razzismo, ora contro lo sfruttamento. Siamo gli eredi dei veri costruttori di questa nazione, di questa terra meticcia per vocazione a cui a tutt'oggi viene negata la propria natura in nome di un nazionalismo bieco. Una barzelletta vecchia che non fa più ridere. Unitevi a noi. E questo è l'unico modo per non morire di fame, prima che l'ambizione insaziabile di un governo di conservatori e traditori ci porti alla rovina. Nell'ambito di questa dichiarazione di guerra abbiamo chiesto alla Corte Costituzionale di sancire la legittimità e il diritto della nazione a rovesciare il potere. Non abbiamo ottenuto risposta. Per questo ci dichiariamo soggetti alle disposizioni della legge sulla guerra della Convenzione di Ginevra, formando l'esercito di liberazione immigrante come forza belligerante della nostra liberazione. Americano. Niente colpi sotto la cintura, la schiena alla nuca, niente testate, niente gomitate, capito? Qui nella mia palestra si rispettano le regole. E adesso? Vedi di farmi un favore. Fai 100 addominali e poi vai a farti una doccia, che pulsi come una fogna e non riesco più ad allenare. Signori, dopo gli ultimi allarmanti avvenimenti è stata mia personale premura invitare qui il ministro a tenere un discorso in città. Ciò avverrà nella giornata di mercoledì e in qualità di servizio di sicurezza sarà nostro preciso dovere far sì che la breve permanenza del ministro sia serena e senza incidenti. Sono consapevole dei motivi di crisi all'interno della popolazione straniera, che nell'ultimo periodo ha visto singoli individui infrangere il coprifuoco, rifiutarsi di svolgere i lavori più semplici e ingenerare conflitti all'interno della comunità. Non ultimo questo cazzo di sciopero generale. Cristo! Stiamo vedendo Levitico Pentateuco 3, ovvero la terza parte di un progetto di 5 spettacoli che partono dal Pentateuco per parlare di migrazione. In particolare Levitico tratta il tema delle regole e della disciplina come stile di vita, in questo caso nella box. Porca puttana, porca puttana, porca puttana, ma cosa mi stai dicendo? Ma come sei rotto? Ma porca puttana, fratellino, com'è che mi dai solo notizie di merda, Ma sei sicuro? Ma porca puttana, era tutta la vita che aspettava questo incontro! Ma come è successo? Sì. 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 Ma mi prendi in giro, che schifo! Ma non potevo mandare qualcun altro! Adesso, al posto del rosso, dovevo chiamarlo il marrone, Sì, sì, sì! Ma quel demente del suo allenatore non gli ha spiegato che la prima regola di un pugile è mai entrare in bagno a piedi nudi, che si scivola e ci si fa male, Cazzo! Cazzo, cazzo! Il biglietto della roccia è già stato comprato! E adesso cosa gli spiego io? Cosa gli racconto? Che il rosso è andato in bagno, è scivolato, con i grugni ha spaccato la tazza, la tazza e quasi affogava nella sua stessa merda? Che schifo! La storia è quella di un pugile messicano che aderisce in qualche modo all'esercito di liberazione immigrati. Sì, ecco, 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 più su, più su, più su, più su, più su, a destra, a destra, a destra, a destra. La scappa. Lo sai che la mano è pesante, Sì, no, no, ma bravo, è piacevole, sì. Sì, bravo, bravo, bravo. Niente di niente, ok? Da dove vieni tu? Messico! Muchas chicas, tortillas, mezcal, Sì, si mangia bene il Messico, bravo. Ma lo sai che un po' mi dispiace, sì, mi dispiace per voi altri, sì, mi dispiace che vi mettono tutti su un barcone e poi arrivate qua che siete la metà. E vi dicono per il paradiso,
sempre dritto, per il paradiso là, il paradiso, sempre dritto, poi arrivate qua, qua, sì, senza lavoro, senza documenti, senza futuro, e date la colpa a noi. Sì, però ogni tanto potresti dire qualcosa anche tu, eh? No, fermo, cosa fai? Il progetto è costruito come un giallo, dove ci sono diversi personaggi che raccontano diverse parti della storia che raccontiamo, portando ognuno in qualche modo il proprio punto di vista e un pezzettino della storia. Ci siamo immaginati che gli immigrati di questo paese, stufi delle ingiustizie subite, in qualche modo organizzano una rivoluzione. Come andrà a finire questa rivoluzione lo scopriamo più avanti. Sono io. Comandante, accende il televisore. Il ragazzo ce l'ha mandato lei. Qualcosa di dimostrativo, di simbolico, certo. Lo sai cosa ha fatto? Lo sa? L'ho ucciso. Cosa facciamo? Come bravo. Non possiamo dimenticarlo. Sarà la fine dei nostri rapporti diplomatici. Non possiamo permetterci di arrivare al conflitto diretto così presto. Non ne abbiamo le risorse. Frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente.